Buongiorno amici, torneo Under 16 Settimana del Mare 2021 in acqua calottina bianca per la Rari Salerno, calottina blu per Napoli Nuoto. Palla immediatamente per il numero 9 Vitale, che va in rete, passa in vantaggio il Napoli Nuoto alla prima azione favorevole. Miraldi, Cafaggi, Parlato, Parisi, Pignatelli, Apostol, Del Gaudio, Cammino, Vitale, Cafaggi, Della Pietra, Oricchio, Pignatelli e Parlato per Napoli Nuoto. Rimesso in gioco il pallone, Pagano ruba palla, palla sotto, consegna palla al mancino della Rari Di Giorgio, stranamente in posizione 2. Palla ancora rubata da Pisani, fase confusa, inizio un attimino strano, una bagarre iniziale. Murolo, Pisani pensa al tiro, Di Giorgio, Pisani, palla a schizzo, resta lì, Miraldi fa buona guardia, riceve palla Pignatelli, Di Giorgio si perde e arriva il rigore. Al tiro il numero 7, il Gaudio, la rete, battuto l'incolpevole De Simone e siamo sul 2-0 per Napoli Nuoto. Qualche cambio in vasca, esce Pierno, esce della calottina numero 12, Di Giorgio, palla recuperata dalla difesa della Rari. Anastasia, Di Donato, la manna in posizione di centro, Anastasio si gira palla, si va dall'altra parte per Alfinito, recuperato il pallone, nulla di fatto, fallo a centro vasca, contrastare il numero 2 Cafaggi. Giulio Cafaggi recupera la palla, Pagano scuota verso la porta, vediamo se arriverà qualche provvedimento arbitrale. Fallo semplice, palla per Emanuele Alfinito, tiro a schizzo e Miraldi concede soltanto il 2 metri. Ha finito per Murolo, palla al centro per Pagano, fallo semplice, ha finito fuori, no, era convinto che era quello il giocatore fuori, aveva capito male. Beh. Sì, certo, assolutamente. Di Donato. La manna in copertura su Cafaggi.
Fratelli. Al tiro del 10 Giulio Cafaggi. De Simone disattento nella circostanza. C'era anche arrivato, ma con un attimo di ritardo. Diventano tre le reti del Napoli nuoto. Murolo. Ha finito. Rubata palla dal numero 7 del Gaudio. Esce Simone, mette la palla sotto. Un colpetto non visto dall'arbitro, è stato ritto, non lo vede l'arbitro. Lascia correre, ha finito per la mano. Carlo Cafaggi, Pedro Oricchio, alto il tiro di Oricchio, era posizionato in maniera scorretta con tutto il sforzo. La manna, per Di Donato. Commette fallo lo stesso Di Donato, quindi il numero 10 del Napoli nuoto. Giulio Cafaggi recupera il pallone, si va ai due metri. In qualche modo il Napoli nuoto riesce a rimanere in possesso di palla. Ma ha finito a un po' di vasca per nuotare, contrastato dalla calottina 7, quella di Del Gaudio, del Napoli nuoto. Sombrero del giocatore della Lari. Vediamo se la manna, murato il tiro di la manna. Pierno subisce fallo di Donato. La manna ha finito. Tortorella al centro in posizione uomo in più per la Lari, riesce a conquistare questa possibilità per l'uomo in più. Spostato leggermente il pallone, l'arbitro fa finta di nulla. Murolo al tiro, murato, ci arriva prima il giocatore della Napoli nuoto, e Cristian Pignatelli. Miraldi in possesso di palla per il far ripartire l'azione. Controfallo, è stata una subacquea da parte del giocatore della Napoli nuoto. La manna riceve palla Pierno di Donato. Al finito il mancino, arriva in tempo Oricchio per smorzare il suo tiro. Nulla di fatto. Carlo Cafaggi davanti a sé, c'è Del Gaudio pronto. Sombrero subito, sombrero effettuato. Tiro a schizzo di Del Gaudio. Può distendersi la Lari di Salerno. Si ferma Di Donato per ricevere palla. Sta pensando di andare al tiro. Miraldi dice di no. Bisognerà inventarsi qualcosa di diverso. Al finito c'è libero Di Donato, palla immediatamente al centro per Tortorella. Nulla da fare, passaggio in preciso, preda della difesa napoletana.
Adesso la palla arriva a Carlo Capaggi. Palla schizzo abbondantemente fuori. Transizione molto lenta quella dei giocatori della Rari. Di Donato. Tortorella. Perde palla. Giulio Capaggi cerca davanti a Tortorella. Adesso va nel Pozzetto. Oritto. Dal finito. No. Viene assegnato il tiro, ritenuto fuori dai 6 metri. E arriva la rete. Rotazione di uomini per la Rari, Murolo, la Manna. Di Giorgio. Si fa vedere Kei, Pisani, palla al centro per Pagano, davanti. Arriva solo l'uomo in più, effettivamente non c'era una chiara occasione di gol. La Manna, tiro. Fine primo tempo. Inizia il secondo tempo. Primo attacco che primo attacco che viene portato dal Napoli Nuoto. Palla per Del Gaudio, palla al centro. Giulio Capaggi al tiro e ce la rete. 4 Napoli Nuoto 4 Rari Nantes Salerno 0. A 5? Ti chiedo scusa, me ne ero perso uno per strada. 5-0 per il Napoli Nuoto. La Manna. Murolo. Sette fuori Del Gaudio. C'è la rete della Rari Salerno con Di Giorgio. Finalmente sblocca il risultato. Sul centro i numeri non li vedo. Carlo Capaggi consegna palla a Apostol. Giulio Capaggi. Del Gaudio. Del Gaudio. Lunga la palla che deriva arrivare lì ai 2 metri. De Simone consegna palla alla Manna. Pisani. Cessato in maniera irregolare. La Manna nuovamente. Di Giorgio. Muro va fuori. Adesso Del Gaudio. Sbagliato questo attacco della Rari Salerno. Fuori il numero 13 di Giorgio. Attacco.
anche del Gaudio, per Napoli nuoto, palla a schizzo, nulla da fare. Si distende la Rari. La palla arriva a Murolo. Ma la manna. Murolo. Palla al centro. Uomo in più per la Rari Salerno. Chiei. Ma poi noto che si distende. Anzi, dammi il tempo rigore. Di fischiare. Rigore per Napoli del Gaudio al tiro. C'è la rete. Tortorella. Non ha fatto. Di Donato. Sono in due, più di lui. Spada lunga. Azione di La Greca. Inizia a mettere. Tortorella nel forzetto, quindi attacca Giulio Cafaggi, sono già uomini pari, Ferrari recupera la palla, e arriva il tiro del numero 7 del Gaudio che va in rete. ...8-1 il risultato, quanto manca? 7-1. Ah, 7-1. Dottorella. Anastasia. Dottorella. Con un 3 su di Donato. Non capiamo perché. Si è stato il pallone, ma non ha previsto il giocatore Rari. Carlo Cafaggi, tiro palla, arriva a Parisi. Fanno semplice, quindi lui, e Gaudio perdere un attimo il contatto con il pallone. Controfallo. Per ripartire il Napoli nuoto con il suo numero 10 Giulio Cafaggio, esce De Simone, salva, concede un 2 metri. Fabio dice che aveva toccato, quindi un 2 metri. Thank you.
pressione su di lui. Palla per Del Gaudio, va al tiro, parata di De Simone. Alla lunga che viene a mano dell'Alpino, contropallo al centro per il fallo di Di Donato. Carlo Cafaggi più a uno con Apostolico. Cafaggi recuperata palla da Tortorella, Anastasio, la Greca, Tortorella, la palla non arriva di Donato, quindi Raggi ritorna in possesso di palla. Carlo Cafaggi, esce De Simone, arriva la palombella, si ferma lì Anastasio, lunga di Donato, può notare un po' di vantaggio, vediamo se arriva il rigore. Un fallo semplice, fallo. Ma nulla è finito. Palla lunga e c'era quasi rete da porta a porta. De Simone era uscito per dare ausilio al suo compagno di squadra per la prima eventuale contro Pugno. Arriva Di Donato, seconda rete per la Rari. Il punteggio dice Napoli 1-7, Rari 2. Un minuto! Ultimo minuto di gioco. Apostoli. Quanti sono i fatti? Pisani commette fallo ai danni del numero 8 di Cale. Ruba palla Pisani e si involla verso la porta. Uomo in più, batti di andare. Battitela, batti. Oh, batti di andare, era fuori, no? No, batti. Uomo! Il rigore. Forse sono le segnalazioni che non ci sono, non, i ragazzi non riescono ad avere le misure del campo. La mancanza di Birilli. Più avanti! Più avanti! Al tiro di Giorgio. E c'è la rete di Giorgio. Termina qui l'incontro.